Bentrovati ad un nuovo appuntamento in compagnia di Avinews. Apriamo la puntata andando a Campobasso, dove c'è stato un summit dei soci aderenti all'Associazione Nazionale Città del Tartufo per fare il punto sullo stato della candidatura della cerca e cavatura del Tartufo a patrimonio immateriale dell'umanità. Ce ne parla Nicola Torrini. Posiamo una pietra per quella che dovrà essere una divulgazione di dei saperi, dei nostri saperi, affinché il tartufo italiano, il tartufo così come lo conosciamo noi, venga conservato e tramandato alle future generazioni. È una codifica di quello che siamo sempre stati. Con la richiesta ormai giunta sul tavolo dell'UNESCO, la pratica della cerca e cavatura del tartufo in Italia si candida ufficialmente a divenire patrimonio culturale immateriale. Si avvia quindi verso lo sprint finale un lavoro lungo e complesso che ha interessato e interessa tuttora decine di realtà e migliaia di appassionati cavatori in tutto il paese. E così, appena avutane la possibilità, i territori aderenti all'Associazione Nazionale Città del Tartufo e le associazioni italiane di tartufai si sono riuniti tutti a Campobasso, ospiti della regione Molise, per fare il punto della situazione e capire meglio come muoversi nei prossimi mesi. La candidatura è ufficialmente a Parigi, attendiamo la pronuncia per il 2021. La giornata molisana di oggi è improntata prevalentemente, o direi quasi esclusivamente, alla formazione e alla conoscenza approfondita dei nostri soci sul tema della candidatura stessa. Quindi una full immersion di un giorno e mezzo, dove si cerca di dare quell'imprinting e quelle informazioni salienti e fondamentali che i soci dovranno comunicare da qui al 2021, novembre 2021, nei propri eventi e nelle proprie manifestazioni. In questo scenario non poteva mancare l'Umbria, con le sue 10 città del Tartufo: Campello sul Clitunno, Cascia, Città di Castello, Fabro, Gubbio, Norcia, Pietralunga, Scheggino, Vallodinera e Valtopina, tutte già impegnate nell'organizzare le consuete manifestazioni autunnali e invernali dedicate al pregiato fungo. Credo che ci sia bisogno proprio di rilanciare, non mollare, mantenere le nostre manifestazioni, quindi anche le mostre del tartufo, con tutte le precauzioni rispetto delle norme. Su questo ci aspettiamo un apporto importante da parte della regione dell'Umbria, perché altrimenti ogni singola realtà non ce la farebbe. La nostra città ci vanta 40.000 abitanti, ma con un record, diciamo, se si può dire, di quasi 2.200 cavatori con 5.000 cani, all'incirca sui 5.000 cani, quindi un vero esercito. E questo la fa da padrona in questo settore. Diciamo che da noi esistono delle riserve dove noi puntiamo molto, i tartufai stessi che accolgono il turista che viene, che lo portano poi a fare la raccolta del tartufo, quindi si punta su questa cosa. Proseguiamo con la cultura e andiamo a Todi, dove si è tenuto il quinto Festival di Musica Sacra, organizzato da ETAB in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra e la società Suoni dal Legno. Ce ne parla Carla Damo. Celebrare la Natività della Madonna e allo stesso tempo offrire un palcoscenico d'eccezione alla musica religiosa, eseguita e approfondita nel rapporto con la parola attraverso il confronto tra esperti. Il quinto Festival di Musica Sacra è così andato in scena al Tempio della Consolazione di Todi, organizzato da ETAB, Ente Tuderte di Assistenza e Beneficenza, in collaborazione con il Pontificio Istituto di Musica Sacra e la società Suoni dal Legno. Sicuramente è un'edizione del tutto particolare per le inevitabili restrizioni che questo periodo ci impone, ma come ente abbiamo ritenuto comunque di non interrompere la nostra tradizione. E come formula siamo ritornati a quella che era la formula originaria, cioè quella di concentrare una serie di eventi intorno all'8 settembre, che è la festa di questo tempio, la festa di Santa Maria della Consolazione, una festa particolarmente sentita per i Tuderi.
Il festival che si innesta sulla festa della Natività di Maria si inserisce pienamente in una logica artistica, educativa e formativa che la liturgia sempre comporta con sé nella sua storia. Due i concerti, uno in apertura, uno in chiusura del festival, e al centro del programma un'importante conferenza dal titolo La musica a servizio della parola, a cui hanno partecipato Monsignor Vincenzo De Gregorio, direttore artistico del festival e preside del Pontificio Istituto di Musica Sacra, Luca Della Libera, docente di storia della musica e critico musicale de Il Messaggero, e il maestro Emiliano Leonardi, altro direttore artistico del festival. All'interno di questo festival c'è il simposio, una conferenza a modo di antico simposio, nel quale si cercherà di vedere la funzione della musica nel rispetto della parola, partendo dalla provocazione della seconda pratica di Monteverdi, che poneva la musica al servizio della sua signora, che era appunto l'orazione. Quindi un festival di musica sacra per riscoprire la musica sacra, ma per riscoprire anche la sacralità della musica. Attraverso la musica, la parola, che è educazione, che è formazione, che è informazione, che è illuminazione della mente, diventa poi esaltata dal canto, dalla melodia. E allora ecco questa simbiosi tra parola e musica che non prescinde l'una dall'altra, ma le trova in un connubio fortissimo, è diventata un po' la base della nostra civiltà occidentale musicale. Per la rubrica Focus Aziende andiamo a scoprire i servizi post vendita della Central Car S.p.A., in particolare la sua moderna officina. Vediamo. Difficile oggi pensare ad una concessionaria moderna come una semplice rivendita di automobili. Ormai le concessionarie offrono tanti servizi relativi al post vendita, dall'officina alla carrozzeria, passando per iniziative fidelizzanti che rientrano in quella che viene definita customer care, un'attenzione cioè e un'assistenza al cliente davvero accurata. E Central Car S.p.A. in questo è davvero maestra, perché negli anni è riuscita a costruire e innovare. Abbiamo rinnovato tutte le strutture, abbiamo rinnovato tutte le attrezzature, abbiamo formato tutti i nostri tecnici di tutti i brand che rappresentiamo, e oggi possiamo dire che dopo anni di lavoro, perché non è una cosa semplice formare 20 persone, fare strutture, 2800 metri quadrati di strutture nuove, tutte ecosostenibili, abbiamo la squadra che desideravamo. E la soddisfazione dei nostri clienti, che è la nostra mission, è ciò in cui puntiamo, oggi è un bersaglio soddisfatto. È proprio lì che conta la qualità e la formazione degli uomini. E noi, in qualche modo, evidentemente ci riusciamo, visto che ogni anno il nostro impegno viene riconosciuto dalle case. Non a caso con Kia, anche quest'anno ci siamo classificati fra i primi tre o quattro posti in Italia. Chiaramente un'attività consistente come quella dell'officina della Central Car, da cui passano tra le 50 e le 60 macchine al giorno e che lavora sui tre brand Kia, Citroen e Jeep, ha bisogno di un'organizzazione solida e qualitativamente elevata. La nostra struttura garantisce assistenza al cliente a 360 gradi, dalla parte meccanica, servizio estetico con la carrozzeria e il lavaggio, i pneumatici e tutti gli altri servizi che ruotano intorno al mondo dell'automobile. Il nostro personale è costantemente formato, utilizziamo esclusivamente ricambi originali e i nostri sistemi di diagnosi sono di ultima generazione. Tutto questo perché mettiamo al primo posto sempre il cliente. Trust e fiduciaria protezione del patrimonio. Di questo si è discusso nel think tank ospitato alle cantine Goretti di Perugia e organizzato da Caccia Group, nel quale sono state illustrate caratteristiche e possibilità di utilizzo del trust per la gestione e la separazione del patrimonio. Ce ne parla Carla Adamo.
un contenitore di pensiero dedicato alla tutela del patrimonio attraverso le imprese fiduciarie e l'istituto del trust. In un momento di grande incertezza e instabilità sociale ed economica si è discusso di questo durante il think tank organizzato da Acacia Group alle cantine Goretti di Perugia. Al tavolo, coordinato da Francesco Pace, professionisti e consulenti specializzati nella materia. Un trust è un'istituzione di carattere anglosassone che è stata recepita in Italia attraverso la convenzione dell'AIA, parliamo dell'ottano 86, e fondamentalmente è un'opportunità di segregazione, separazione di un patrimonio attraverso lo spossessamento effettivo. Quindi è la destinazione di un patrimonio a un determinato beneficio o scopo. Questo tipo di operazione può essere consigliato in tutti i casi in cui sia la sensibilità dell'imprenditore o delle persone comunque sia tale da voler dare una linea di separazione tra ciò che hanno fatto nella vita fino a quel momento e ciò che stanno facendo e faranno in futuro. Quello che noi con questo workshop vogliamo provare a fare è dare un po' delle istruzioni pratiche al fine di poter dare degli strumenti validi e riuscire a far capire all'imprenditore o alle famiglie quella che è la reale natura del trust e quindi utilizzarlo al meglio. È un atto pubblico dove un soggetto, il disponente, trasferisce l'amministrazione di alcuni beni, che possono essere più disparati da immobili a mobili, ad un soggetto che è il trustee, che sarebbe quel soggetto deputato grazie a questo atto pubblico ad amministrare questi beni a favore di un beneficiario. Credo che la pianificazione del patrimonio, quindi la pianificazione successoria, e noi andremo verso un grandissimo evento nei prossimi 10 anni in Italia, passeranno i patrimoni di mano come mai sono passati, e questo lo puoi fare solo attraverso degli strumenti giuridici che sono consoni a questo tipo di missione. Trust e fiduciarie sono i due strumenti migliori. Tanti gli imprenditori intervenuti e tra questi Angelo De Poi. Non potevamo mancare oggi con una vettura italiana, è il simbolo dell'artigianalità e della sportività, quindi Maserati Levante. Speriamo che possa essere apprezzata e che possa, diciamo, allietare la vista di questi in questo momento dove gli imprenditori si sforzano per cercare nuove soluzioni, nuove alternative in un momento di difficoltà. A fare da cornice all'evento la cantina Goretti, dove Sara Goretti ha piacevolmente intrattenuto gli ospiti con un wine tasting, un gesto gentile che rientra nella filosofia della kindness di Acacia Group per dare valore al territorio e verso chi ogni giorno fa impresa. Elettrosmog ed effetti biologici ad esso correlati. Di questo si è parlato nel convegno organizzato a Santa Maria degli Angeli di Assisi dall'azienda Kobe S.p.A. con esperti e studiosi. Vediamo. Smartphone, televisori, computer, tablet, ma anche forni, radiosveglie o altri prodotti elettronici che ritroviamo nelle nostre case o in ufficio. Ogni dispositivo emette o riceve onde elettromagnetiche, sviluppando appunto un campo elettromagnetico che ha degli effetti sulle cellule del nostro organismo e in generale su ogni essere vivente. Quando questi effetti hanno un impatto biologico negativo si parla di elettrosmog, tema al centro del convegno organizzato dall'impresa Umbra Kobe S.p.A. a Santa Maria degli Angeli di Assisi. Dal convegno è emerso che se dunque sembra ormai impossibile pensare a un mondo senza tecnologia, si possono comunque adottare comportamenti, pratiche e sistemi bioenergetici per la protezione dall'esposizione prolungata ai campi elettromagnetici. Non utilizzate mai il telefonino, eccolo qua, col caricabatterie del telefonino in camera da letto, perché mentre noi dormiamo questo signore qui riceve continuamente alte frequenze. Spegnete il wifi alla notte. Una delle cose importanti è che il wifi, visto che non possiamo bloccare il progresso,
e si è collegato ai nostri terminali intelligenti attraverso una fibra ottica e non attraverso l'onda radio, perché l'onda radio viene a colpire anche noi. E poi a questo punto ci sono anche dei sistemi, non so, ci sono delle stuoie in grado di assorbire dei campi elettromagnetici, ci sono dei coni che potrebbero essere utilizzate con dentro ovviamente dei marchingegni complessi che non sto a spiegarvi, che sono sicuramente in grado di captare queste energie negative. Infatti il core business è il prodotto principale su cui noi puntiamo tutto, è un topper, un correttore, si chiama BioHappy. Sappiamo che queste 8 ore durante la notte rappresentano un terzo della vita di qualunque individuo e proprio in quelle 8 ore noi vogliamo che la persona sia totalmente tutelata, schermata da queste onde elettromagnetiche, sia naturali che ovviamente artificiali. Inoltre esistono anche dispositivi come il chip Rayguard per cellulari e tablet o un portachiavi che scherma per un raggio di 15 o 20 metri, impedendo dunque l'impatto con campi elettromagnetici potenzialmente dannosi. Per quanto riguarda gli effetti biologici, basta soltanto dire che l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro nel 2011 ha classificato le radiofrequenze come possibile cancerogeno per l'uomo. E in questi anni si sta vedendo anche un aumento epidemiologico dei tumori cerebrali. La soluzione è usare tutto via cavo e non esporre ulteriormente la popolazione e tutti gli esseri viventi sulla Terra a radiazioni a radiofrequenza. Tutto il servizio che oggi possiamo avere attraverso il cellulare possiamo averlo molto meglio attraverso la rete, la fibra ottica, perché il trasferimento di dati è molto più veloce, abbiamo anche una connessione molto più stabile e soprattutto non abbiamo questo impatto biologico sul nostro corpo fisico. Per la tua salute. Affidabilità e passione. Satiri Auto è punto di riferimento in Umbria e concessionaria ufficiale Ford. Vieni a trovarci nei nostri showroom di Città di Castello, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi, dove potrai scoprire e provare la nuova Ford Puma Hybrid. Il crossover, dalle linee sportive e dinamiche, abbinate ad un design compatto e spazioso. Oppure la nuovissima Ford Kuga Plug-in Hybrid, dove tecnologia all'avanguardia e un efficiente motore elettrico ti proiettano già oggi nel futuro. La Satiri Auto è specializzata nell'offrire soluzioni e promozioni per tutti, anche per aziende e partite IVA. Satiri Auto, la scelta migliore per l'acquisto della tua nuova auto. Incaltiber da oltre 40 anni nel settore edile. Esperienza e cordialità al servizio del cliente e oltre 3.000 articoli e materiali da costruzione nelle sedi di San Martino in Campo e Santa Sabina. Incaltiber, dalle fondazioni al tetto, tutto per la casa.
siamo allo sport con la prima edizione della Flexor Lab Golf Cup in scena al Golf Club Perugia, una giornata partecipata che ha visto oltre 120 atleti in campo e che ha lasciato spazio anche a trattamenti fisioterapici pre e post gara. Sentiamo. Flexor Lab Golf Cup, buona la prima. È stato un successo l'edizione numero 1 del torneo firmato Flexor Lab, che ha visto sfidarsi sul green del Golf Club Perugia, baciati dal sole, oltre 120 partecipanti, anche da fuori regione. A trionfare nella gara 18 buche Stableford Louisiana a due giocatori è stata la coppia Antonelli Giovagnoni, primo lordo, accanto al duo De Megni Rossi, primo netto. Buona anche la prestazione delle coppie Trentini Gagliardi e Zaiotti Capi, rispettivamente secondo e terzo netto, e quella della prima coppia mista formata da Giuseppe ed Elena Matticari. È una formula che aggrega moltissimo, abbiamo fatto tra l'altro una formula shotgun, cioè una partenza simultanea da tutte le 18 buche, per avere praticamente l'opportunità di poter poi fruire di un bellissimo buffet offerto dalla ditta che ha sponsorizzato questa meravigliosa gara. E devo dire che anche la natura e il clima ci ha assistito. È chiaro che il mondo dello sport, e noi siamo stati presenti dalla nostra nascita, e oggi a compimento nell'ambito del golf ci siamo anche in questa occasione. Flexor Lab, centro medico di fisioterapia e riabilitazione, ha infatti portato tutta la sua professionalità al servizio degli atleti, che hanno potuto godere di trattamenti fisioterapici pre e post gara. Ogni sport ha la sua gestualità atletica, che se non è fatta correttamente vengono fuori problemi, quindi dal mal di gomito, di spalla, di schiena, soprattutto nel golf. E noi siamo lì pronti a recuperare chiunque avesse problemi di questo tipo nel praticare questa stupenda disciplina che è il golf. Io stesso lo pratico da qualche tempo, anche se ancora con scarsi successi, ma sperando di migliorare nel tempo. Tra i partner della Flexor Lab Golf Cup, le aziende Ball System ed EMU. Devo ringraziare l'azienda, insomma, per questa opportunità e per questa bellissima giornata che ci ha regalato all'insegna di uno sport bellissimo che è il golf. Siamo vicini al golf perché è importante, è uno sport bellissimo all'aria aperta che si affianca anche con la filosofia dell'azienda, e quindi siamo molto contenti di questo. E tra gli atleti anche volti noti che si stanno conquistando un proprio spazio in questo sport. Oggi c'erano tanti giovani, tanta gente anche da fuori, quindi devo dire che da gusto quando vedi tutte queste persone in campo, l'atmosfera è diversa e divertente, quindi molto bello. La gara è andata bene, il risultato devo dire, sono qua, per cui molto bene, inspiegabilmente molto bene, e quindi insomma è la cornice sia del tempo che insomma, della gente, dei partecipanti, devo dire che è stata superlativa, per cui sai, una giornata perfetta. Rimaniamo in ambito sportivo, ma da un altro punto di vista, perché è stata rinnovata la partnership tra Connesi e la Bartoccini Forti Infissi Perugia, la squadra che milita nel campionato di pallavolo di Serie A1 femminile. Per noi Nicola Torrini. È stata rinnovata la partnership tra la Bartoccini Forti Infissi Perugia e l'operatore di telecomunicazioni Connesi, che sarà così sponsor e fornitore ufficiale delle magliette nere anche per la stagione 2020-2021 del campionato di pallavolo di Serie A1 femminile. Per il secondo anno consecutivo, Connesi ribadisce così la sua vicinanza al mondo del volley femminile, rinnovando inoltre la collaborazione per la fornitura dei servizi di connettività internet al Palabarton di Perugia, cablato con fibra ottica dedicata alla velocità di 1 giga. Contribuiremo anche quest'anno con i nostri servizi e il nostro supporto tecnico alla Bartoccini, con tutti i servizi di telecomunicazione che poi verranno sfruttati chiaramente dagli operatori della telecomunicazione e dallo staff tecnico sia della Bartoccini sia dagli arbitri, e per finire anche sull'utilizzo delle piattaforme web, della web TV da parte della Lega Nazionale Pallavolo Femminile.
Una conferma importante questa della Connesi, perché avviene in una delle stagioni sportive più complicate di sempre a causa dell'emergenza sanitaria che sta ancora limitando le attività e la presenza del pubblico tra gli spalti. Devo dire che in un anno particolarmente difficile devo ringraziare Connesi e la famiglia Bartolini perché hanno rinnovato questa partnership per noi importante dal punto di vista tecnologico come supporto per la squadra, che in un momento veramente così complicato per lo sport, per l'Italia, per le aziende, quindi è veramente un segnale di vicinanza che apprezziamo tantissimo, questo ci fa molto piacere. Per la rubrica Focus Aziende siamo stati da Montpetit Village by Grifovet e abbiamo incontrato una particolare razza di cane, il pastore australiano o Australian Shepherd, una razza canina allevata con grande passione a Montefalco da Annalisa e Albano nella loro struttura Terra del Falco. Sentiamo Nicola Torrini. Dopo averci permesso di approfondire la conoscenza del pastore australiano, al Centro per Animali Montpetit Village di Perugia siamo tornati a incontrare Annalisa, la titolare dell'allevamento Terra del Falco, questa volta per parlare invece di un'altra sua grande passione, il Miniature American Shepherd. Questa razza è tipicamente americana, è stata selezionata in America prendendo di base i pastori australiani più piccoli, quindi diciamo che sembra, come caratteristica fisica, sembra un piccolo pastore australiano, ma in realtà attualmente è una razza completamente separata, è una razza a sé. Le attitudini sono le stesse perché è sempre un cane da pastore, è stato selezionato come gli australiani per la conduzione delle gregge e delle mandrie, ma in realtà loro uniscono un po' la vivacità del pastore australiano a alcune caratteristiche dei cani un po' più piccoli, quindi sono un po' più attivi, un po' più tendono ad abbaiare un pochettino di più, hanno un predatore un pochettino un po' più alto e quindi non sono di più, tanti li chiedono per tenere in appartamento, da tenere in casa, ma in realtà è più difficile tenere in appartamento un mini American Shepherd piuttosto che un pastore australiano. Di piccole dimensioni ma con un corpo forte e muscoloso, struttura ben proporzionata e occhi a mandorla, il Miniature American Shepherd, come ci ha spiegato Annalisa, è un cane agile, veloce, amante della corsa, vivace e giocoso. Il colore di base è il nero, il rosso, il red merle e il blue merle, con o senza bianco, con o senza affogature. Anche loro possono nascere con o senza coda, ma il 90% dei mini ha la coda lunga. Anche loro sono cani molto resistenti se allevati bene, ma hanno le stesse identiche malattie e problematiche genetiche dei pastori australiani. In più loro possono avere anche la lussazione della rotula, quindi è fondamentale sia per la madre che per loro una corretta alimentazione che appunto rinforza anche le cartilagini, usare un buon integratore, aiutarli in tutto e per tutto per la crescita. Anche loro hanno un pelo molto autopulente, perdono pochissimo pelo se non quando stanno in piena muta, vanno tolettati perché come tutti i cani vanno tolettati, è fondamentale anche per loro il bagno, portarli in una tolettatura professionale, usare i prodotti giusti perché altrimenti poi si rovina il pelo. Per la rubrica Focus Aziende scopriamo l'elegante e accogliente frantoio della famiglia Fratini a Collazzone che ha dato vita al brand I Potti dei Fratini. Ce ne parla Nicola Torrini. Noi vendiamo in primis una famiglia legatissima, poi vendiamo un territorio, vendiamo un'immagine e un prodotto che deve racchiudere tutte queste parti e creare un anello fondamentale. Una famiglia, la famiglia Fratini, che 5 anni fa ha creato un moderno ma elegante e accogliente frantoio inserito perfettamente nel paesaggio rurale umbro. Un territorio, quello di Collazzone, particolarmente vocato all'olivicoltura, che con i suoi rilievi panoramici domina la media valle del Tevere. Infine un prodotto di grande qualità, l'olio extravergine di oliva. Un insieme di valori e di elementi questi che, contaminandosi l'un l'altro, hanno dato vita al brand I Potti dei Fratini, evocativo nome in dialetto umbro che significa appunto i figli di Fratini. Noi abbiamo circa 10.000 olivi, ne stiamo attualmente impiantando sempre di più. Oggi abbiamo come cultivar le cultivar autoctone del territorio, che sono il moraiolo, il frantoio e il leccino, ma poi abbiamo
spaziato, abbiamo deciso di fare una scommessa, di impiantare cultivar che non sono autoctone. La scelta dell'oliva e un territorio ben curato sono aspetti importanti ma non esclusivi per garantire la qualità del prodotto finale. Fondamentali sono infatti anche le tecniche e gli strumenti adoperati per realizzarlo. E per mostrare e dimostrare al cliente il rispetto di ciascuno di questi parametri, i Potti De Fratini, insieme ad altre tre realtà imprenditoriali, ha creato l'Umbria Food Cluster, in grado di certificare e tracciare qualsiasi prodotto grazie alla tecnologia blockchain IBM. Che cos'è la blockchain? Noi da quest'anno andremo a mettere sulla nostra bottiglia tramite un QR code i video, potrà vedere il momento della raccolta, vedere la lavorazione fino allo stoccaggio, fino all'imbottigliamento, tutto quello che noi vogliamo mettere di parte emozionale. Ma non è soltanto la parte emozionale, perché noi andremo a dichiarare in quale particella, in quale foglio catastale è stata raccolta quell'oliva, quando l'abbiamo raccolta e quando l'abbiamo macinata. Quindi stiamo mettendo a nudo il nostro prodotto. Anche fosse tutto qui, già si potrebbe decantare l'impegno portato avanti nell'introdurre innovazioni e tecnologie nell'attività agricola, garantendo sempre comunque la qualità. Ma la visione imprenditoriale della famiglia Fratini non si limita a questo e spazia già in altri progetti che ampliano l'idea di base di azienda olivicola. Questo frantoio ha delle sale per fare ricezione, per fare ospitalità, per fare degli eventi, per fare delle degustazioni. Noi vorremmo arrivare a quello. Stiamo provando a iniziare a fare dei percorsi con degli ecotour. Vorremmo coinvolgere anche le attività sportive, come ad esempio la bike, come ad esempio il Nordic, e le passeggiate, le camminate, ma con la finalità sempre del frantoio. Il frantoio come punto di ritrovo per le merende, per le colazioni, per la divulgazione dell'olio. E questo era il nostro ultimo servizio. Vi ricordo che potete rivedere tutti i servizi andati in onda sul nostro canale YouTube e continuare a seguirci su Facebook, Twitter e Instagram. Vi invito inoltre a visitare il sito www.avinews.it. Da Avinews è tutto, vi auguro un buon proseguimento con i programmi della rete.